Muoviti, dammi una mano. Ci sei dentro anche te, Linda. Quando lo metterai a posto quel furgone? Quando tu ti deciderai a pagare i debiti. Allora cascherà a pezzi. Carlo? Delle pile per la mia macchina te ne sei ricordato? Non ho avuto tempo. Sì, lo so, tanto tu tempo per me non ce l'hai mai. E tu non tieni mai la lingua a posto. Avevi promesso. Ciao, piccola. Perché così tardi? Sai com'è Gianni, no? No, io non so com'è Gianni, ma so com'è sua figlia. Di là ci sono 5 clienti e 2 stanno aspettando da bere. Hai paura che muoiano di sete? Eh? Sta buono. Smettila. Vieni. E lasciami, Carlo. Ma t'ho detto di piantarla. Invece, da un'occhiata alle salsicce.
Le vogliono ben cotte, non carbonizzate. T'assicuro, il pesce più grande che abbia mai visto. E naturalmente non sei riuscito a tirarlo su. È solo sfortuna. No, è che tu non sei capace. Non ci si improvvisa, pescatore. Ecco. Grazie. No, no, è solo questione di sfortuna. Neanche tu saresti riuscita a tirarlo su. Al dente e con tanto parmigiano come piacciono a lei. Le fettuccine saranno ottime, come sempre. Ma non vengo qui soltanto per queste, glielo assicuro. Vuol farmi credere che viene qui per me? Mamma mia, se non fossi sposato. Linda, io non sono sposato, ho anche qualche anno di meno. Davvero? E poi lo sanno tutti che il mio tir è più grosso. Da quello che si dice, anche il più veloce. No, io non lo capisco proprio, Luca. Lasciare una moglie come lei. Questo posto era troppo piccolo per lui. E poi l'arrivo del bambino lo spaventava. Temeva di restare incastrato qui. E non le ha mai scritto? Non si è fatto sentire, dico, in questi 8 anni? Una cartolina, una volta. Dovrei ancora averla. È strano. Cosa? Ma un tipo come Luca sarebbe dovuto tornare prima o poi a vedere suo figlio. Sì, è quello che spero. Lei non immagina in che guai mi abbia mollata. Se non fosse stato per Carlo. Ti va di vedere qualcosa? Sì, anche a me è venuta fame. Ma se torna, giuro che gliela farò pagare. Può scommetterci. Sempre che sia ancora vivo. Almeno da morto mi servirebbe. Era assicurato sulla vita. Ed era assicurato anche per un mucchio di soldi. Linda, le salsicce sono pronte. Buon divertimento a tutti. Eccoci, come di consueto, al nostro appuntamento musicale. Le proposte di oggi riguardano alcuni giovani musicisti che compongono colonne sonore per il cinema. Come sempre, il tempo a nostra disposizione è limitato, per cui direi di passare subito al primo brano. Perché non la smetti di guardarti allo specchio? Tanto non sei più quello di una volta. Neanche tu. Ma che ne sai tu di com'ero io prima di incontrare te? Già. Com'eri? Pulita. Ero pulita. E potevo guardarmi allo specchio. Senza vergognarmi. Balle. Hai sempre avuto una sola idea in testa. Una sola. Davvero? Senti chi parla. Sicuro. Chi è quella che va sempre a provocare i clienti? Che si mette in mostra, che scherza, eh? Non c'è niente di male. Se si divertono, spendono molto più volentieri i loro soldi. Comunque, mi dici che cos'hai stasera? Niente. E allora dai, perché non vieni a letto? Quello stronzo di Spirro. Secondo te perché si è messo a fare tutte quelle domande su Luca? Voleva solo far due chiacchiere. Tutto qui. Ah, due chiacchiere. E si sveglia all'improvviso, così. Dopo 8 anni. No. No, sospetta qualcosa. Quello è un bastardo. Sono sicuro che sa qualcosa, Linda. Tu credi? Ma anche se questo fosse vero, non ci sono prove. È quello che mi ha ripetuto per 8 anni.
La polizia adesso ha nuove tecniche. Possono scoprire quello che vogliono. Ma tu hai paura. Non negarlo. Questa è davvero bella. Tu, un maschio vero. Un uomo deciso e forte come te, che se la sta facendo addosso dalla paura. E piantala. Confessalo. Hai paura di essere scoperto, sembri un bambino. Piantala, ho detto. Piantala. Ora ti faccio vedere io. Piano, piano. Sveglierai il bambino. Svegliato. Sei stato tu. Lascialo perdere. E lasciami. Mi chiedo perché tu non abbia abortito. Sta a sentire. Alex è mio figlio. Mio figlio, capisci? Ed è l'unica cosa pulita della mia vita. E non permetterò a nessuno di sporcarmela. Sta lontano da lui, chiaro? La mamma è qui! Mamma! Mamma! Alex, sono qui, amore. Mamma, il temporale. È quasi finito. Mamma! Sì? Voglio la luce accesa. Per favore. Solo un minuto, Poi di nuovo a nanna. Va meglio ora? Ti voglio bene. Anch'io. Mamma! Ho paura. No, Pulcino. Era un lampo. Mamma, è buio. E io ho paura del buio. Mamma. Stai calmo. Mamma è qui. Stai calmo. Carlo, porta una lampada! Va bene. Sa, ho visto il cartello e allora pensavo che magari... È chiuso.
Non accettiamo nessuno di là. Senta, non so dove andare. Per favore, lo vede anche lei come piove? Solo per stanotte. Non ha l'auto? No, giro in autostop. Mi hanno lasciato a circa 3 chilometri da qui. La prego, sia gentile. Mi spiace, è chiuso. La prego. Senta, è inutile insistere. Carlo, che succede? Buonasera. Allora, che cosa c'è? Niente, amore. Stavo solo cercando di spiegare che... Cerco un posto per dormire. Solo per questa notte. Lascialo entrare, Carlo. Avanti. Non può andarsene in giro con questo tempo. Grazie. Sarà affamato. Sono rimaste un po' di fettuccine. Oh, davvero? Non vorrei darvi troppo disturbo. Non c'è problema. Oggi è avanzato un bel po' di sugo. E poi, questo piatto è la mia specialità. Trovo che sia molto bello qui. Ci si deve stare molto bene. Per dei bambini è il posto ideale questo. E lei come lo sa? Che qui c'è un bambino. Ho visto l'altalena. E... No, senta, lasci stare. Ci penso io alle fettuccine. Mostragli una delle stanze di sopra. Buonanotte. Buonanotte. E grazie. Autostop, eh? Già. Da dove vieni? Dal nord. E magari vai al sud. Dormirai qui. Il bagno è laggiù. Perché l'hai fatta entrare? Me lo vuoi spiegare? Perché era tutto fradicio e aveva fame. Tanto non ti pagherà mai. Davvero, io non ti capisco. Lo so. Ma vedi, mi ha fatto venire in mente qualcuno che arrivò qui 8 anni fa. Più o meno nelle stesse condizioni. Io ero diverso. Lui è gentile. Stronza. Insomma, che vuoi? Riprendere da dove abbiamo interrotto. Lo sai che mi piace. Uffa. Quando piove. A me no, invece. E comunque ho un mal di testa. E chi se ne frega? Vieni, dai. Bastardo. Sei un bastardo. Sì.
E sta zitto. Ciao. Stai aggiustando l'altalena? L'hai fatto per me? Io l'ho aggiustata per chi ci vuole andare. Provala. Vediamo come va. Sei pronto? Che te ne pare? Eh? Tu sei uno che aggiusta le cose? A volte. Più forte! Più forte! Alex! Alex, la colazione! Hai sentito la mamma? Vai. Tu non fai colazione? Buono, eh? Non hai fame? Ah, beh, io... Ok, ho capito. Sei al verde. Ma ho intenzione di pagare, non appena potrò. Questo è molto carino, anche se mi sembri piuttosto ridotto male. Ma non sono un fannullone e mi so adattare a fare qualsiasi lavoro. Davvero? Sì. Ha aggiustato l'altalena. Ma non hai soldi per pagare. Ne stavamo giusto parlando. Tu me l'avevi promesso, ma non me l'hai mai aggiustato. I bambini dovrebbero imparare a stare al loro posto. Non sono i soli. Senti, qui mi serve una mano. La paga è di 100.000 la settimana più vitto e alloggio. Che ne dici? Affare fatto. Mi chiamo Marco. Io sono Linda. E io mi chiamo Alex. Lui è Carlo. Benvenuto da Linda e Carlo. Bene, quando comincio? Subito. Carlo si occupa delle barche dei pescatori e dei rifornimenti. Quindi io dovrò aiutarla in cucina e inoltre darle una mano a servire ai tavoli. Sei sveglio. E allora, per quanto riguarda la cucina... Mi lascio indovinare. Dovrò pulire tutto alla sera, preparare la sfoglia per le fettuccine al mattino e aggiungere un pizzico di zenzero nel ragù. Come un pizzico di zenzero nel ragù? È il mio segreto. Chi te l'ha... Oh, lo metteva anche mia madre. Ieri sera ho riconosciuto subito il sapore. Posso chiederle un favore? Questo è il solo vestito che ho. Me ne dà uno di quelli che tiene in cantina. Non le dispiace? Come sai che laggiù abbiamo dei vestiti, eh? Ehi, in ogni cantina ci sono vecchi abiti. Che cos'è?
Un interrogatorio. Era un mucchio di tempo che non venivo qua giù. I vestiti sono là dentro, in quella valigia. Dovremmo dare una pulita qui. C'è di tutto qui dentro. Fatto. Luca. Come mi ha chiamato? Niente. Le ho ricordato qualcuno? Sembra che tu legga nel pensiero. No, è che lei è diventata pallida. Ma per chi mi ha scambiato? Per un fantasma? Chi è che le ho ricordato? Il mio primo marito, Luca. Già. Ha i suoi vestiti, la stessa corporatura e anche la voce. Mi è parsa la stessa. Divorziati? Mi ha abbandonata. Via, non posso crederci. Voglio dire, un uomo non abbandona una donna come lei. Lui l'ha fatto. Beh, se io fossi stato lui, io non l'avrei mai lasciata. E saremmo stati insieme per sempre. Per sempre. Ehi, Carlo! Quant'è? 40.000. Anche qui i pesci scarseggiano, eh? Ci vediamo. Ci sei? Buongiorno, Marcello. Come va? Stavo dicendo a Linda che queste fettuccine sono tali e quali a quelle che preparava Luca. Che cosa ha detto? Il maresciallo si stava solo congratulando per il nuovo cuoco. Al 5 vogliono 2 birre. Porta su un po' di bottiglie. Beh, vai, no? Vuoi delle fettuccine? No. Ehi, ma perché ce l'hai con me? Tu parli troppo. È vero.
Sai, me lo dicono tutti quanti che parlo troppo. È uno sbirro. Quel bastardo fottuto è uno sbirro, un maledettissimo sbirro. Hai sentito quello che ho detto? Che è un maledetto sbirro, e allora? Cristo, non capisci niente. Ce l'ha infilato in casa, ce l'ha mandato lui qui, per spiarci. Chi? Come chi? Quel ragazzo. Il maresciallo deve sapere qualcosa. O almeno ha dei sospetti. E ora sta cercando di intrappolarci. Se continui così, finirai per tradirti. Stronzate. E poi l'abbiamo ucciso insieme. Io non sapevo che quel caffè fosse avvelenato. Non dire balle. Che grosso sbaglio averti creduto. Stronza! Tu puoi anche andare avanti e picchiarmi, ma la verità è che hai paura. Te la fai sotto dalla paura! Stammi a sentire, ascolta. Cercano di incastrarci. Non te ne accorgi? Per cominciare i vestiti in cantina, le allusioni. Sa troppe cose di noi. Perfino dello zenzero nel ragù. Non capisci, ha tirato a indovinare. È solo un ragazzo sveglio. E poi questi non sono segreti di Stato. Comunque c'è qualcosa in lui che non mi convince. E che non mi piace. E intanto vorrei sapere dove sparisce per ore e ore tutti quanti i pomeriggi. Ma dove vuoi che vada? Non lo so. Ed è questo che non mi va. Sul lago, a pescare. Perché non mi hai portato? E verresti con me? Marco! Ma dov'eri sparito? C'è un mucchio di lavoro che aspetta! Non ha assolutamente niente. Né un libretto di lavoro, né una qualsiasi tessera, né un documento. Niente. Neanche un pezzo di carta. Cosa speravi di trovare? È un poliziotto. Ci puoi scommettere. Perché? Perché? Ma perché? Perché se quello non è un poliziotto, allora chi è? Chi diavolo è?
Dove vai? Da Alex. Tu non vai da nessuna parte. Tieni giù le mani. Tu resti qui. Lasciami! Stai qui. Ora basta! Tu resti qui! Lasciami! Qui! Ora ti faccio vedere io. Bastardo! Bastardo! Ti odio! Ti odio! Schifoso. Chi è? Linda? Linda, sei tu? Linda? Allora? Era un piccione, un maledetto piccione. Andiamo. Merda! Carlo? Che c'è? Deve essere mancata la corrente. Tutta la carne è marcita. Ha fatto anche i vermi. Bisogna che tu vada in città a prenderne altra. Che schifo. E bisognerà anche ripulire. È possibile che non ce ne siamo accorti? Vai, se no si fa tardi. Sì. Che c'è? Posso venire con te? Ti prego, dai, portami in città con te. Te l'ha detto mamma di chiedermelo? Monta. Urrà! Thank you.
Tornato nuovo. È pronto il caffè, ne vuoi? Lascia, lascia. Faccio io. Lascia. Ho sentito un po' di trambusto stanotte. Qualcosa non va? Niente va. Così è la vita. Zucchero. Zucchero, zucchero. Zucchero, zucchero, zucchero. Questo è veleno. Ah, davvero? E per chi lo conservi? Per i topi o per gli amanti? Tu che ne dici? Io rischierei. Rischieresti cosa? Sono io che ho staccato il frigo. Sì, lo immaginavo. E cos'altro immagini ora? La faccia che farai quando capirai di aver sbagliato su di me. Scusami, Linda. Lo stesso orecchino. Cosa? È lo stesso, capisci? È impossibile. Sì, 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 è proprio lo stesso. Lo stesso orecchino. Quello che Luca mi strappò la notte. Zitta, zitta. Non è possibile, calmati. È quello, è impossibile, ma è il mio orecchino. Sono sicura di questo. Che cosa vuol dire, Carlo? Che cosa vuol dire? Non lo so. Quando te l'ha dato? Stamattina. Perché? Ti ho chiesto perché. Perché? Perché te l'ha dato? Perché mi sono rifiutata di fare l'amore con lui. Io non ci credo. Tu non credi a cosa? Non credo a te. Troia, tu ci hai fatto l'amore.
Hai scopato con quello sbirro che vuole incastrarti. No! Troia! Puttana! Oh, niente, è la televisione. Avanti, finiamo di riparare questo. Devo stare calmo. Dobbiamo stare calmi. Calma, calma. Non dobbiamo perdere la testa. Non ci sono prove. E poi... non è detto che sia quell'orecchino. No, non è una coincidenza. Carlo... non è possibile che sia una coincidenza. Senti, se quello fosse il vero orecchino, vorrebbe dire che hanno trovato il corpo, ok? E se ci fosse il cadavere, ci sarebbero le prove e ci avrebbero già arrestato. Sei d'accordo? Quello che io credo è che in effetti non abbiano nessuna prova. Ma vogliono farci crollare. Capisci? Cercano solo di farci saltare i nervi. Che vogliamo fare? Finito? Linda sta male? No, niente di serio, un po' di febbre. Peccato. Starò via qualche settimana e mi avrebbe fatto piacere salutarla. In vacanza? Magari, Carlo. No, è un vecchio caso. Sai, i criminali sono strani. Dopo un po' di anni, all'improvviso, la coscienza comincia a rimordergli. Allora confessano delitti ormai dimenticati. Davvero? A volte basta un piccolo particolare veramente insignificante per veder crollare un criminale. No, scusa. Diceva che la confessione è una liberazione. E voi siete più morbidi con chi confessa? Sempre. Sei ferito? No. Mi sono fatto incidere una cisti stamattina. Ah. Buon viaggio. Idiota, idiota, stupido, imbecille, idiota! Perché gli ho raccontato quella balla della cisti? Dai, non è detto che vada a controllare. E comunque puoi dire che te la sei fatta levare in un'altra città. Sai qual è l'unica cosa da fare, vero? Dobbiamo andare a vedere. Sì, è qui. Mi sembra a posto. No, dobbiamo guardare dentro. Bisogna controllare. Non ci si può fidare.
Qui non si vede niente. Continua a cercare. Continua a cercare. Come lo trovo, l'orecchino? Deve esserci. Cerca la mano, la sua mano. Deve essere lì. Non vedo niente. Quel fottuto orecchino qui non c'è, è inutile. Sei un vigliacco. E allora vieni qui tu, vienici tu a cercare in questo schifo di merda. Che aspetti? Cristo, in fondo è tuo marito questo. E tu sei solo un idiota. Hai trovato qualcosa? Un ricattatore. Non mi sembra che si comporti come un ricattatore. Non è normale. Chi lo può sapere che cosa può passargli per la testa? Sarà, ma non riesco proprio a vederlo come un ricattatore. E allora cos'è? Che cosa vuole? E perché allora aveva quel maledetto orecchino? Ma che diavolo ti ho preso, eh? Scusa. Idiota! Potevi ammazzarmi! Alex, mamma è qui. Mamma. Alex. Mamma, quell'uomo. Alex, stai calmo. Mamma è qui. E caccerà via tutti i tuoi brutti sogni. Mio Dio, l'anello. Dove l'hai trovato? Chi è che te l'ha dato? Forse è stato quell'uomo. Quello che viene fuori dalla terra. No, i sogni non lasciano tracce. Ma lui vuole portarmi via. Via da te. Ha detto di darti quell'anello. Nessuno ti porterà via da me. Nessuno. Dimentica questo brutto sogno e cerca di dormire. Avanti, fai il bravo bambino, chiudi gli occhi e cerca di dormire. Mamma sta qui con te. Papà è morto, non è vero? No, è andato via. No, io credo proprio che sia morto. Quando viene da me, esce sempre fuori dalla terra. Ho paura, mamma. Io sono qui con te. Non c'è niente da aver paura. Mamma ti vuole bene. Te ne vuole tanto, tanto. Anch'io ti voglio bene.
Vorrei proprio sapere dove ha preso quell'orecchina. La fossa era ancora intatta. Cerca di parlare piano. Alex può sentire. Alex sa già tutto. No, Alex invece non sa niente e deve continuare a non sapere niente. E perché diavolo credi che abbia tutti quegli incubi, eh? Se tu una volta soltanto avessi cercato di essere per lui, non dico un padre, ma almeno un amico. Linda, ci sono delle cose che non sono capace di fare. Tu non sai fare niente! Ma come mi sarà venuto in mente di lasciarmi coinvolgere da un tipo come te? Sai che penso? Marco deve sparire. Subito. Come? Lo vuoi ammazzare come abbiamo fatto con Luca? Con il veleno nel caffè? Ha già funzionato. E funzionerà ancora. Io ho paura di no. Non penso che funzionerà con Marco. E comunque, non contare su di me questa volta. Io ne voglio restar fuori. Senti, non possiamo rischiare, dammi retta. E se fosse veramente solo un autostoppista? Peggio per lui. Non l'abbiamo cercato noi. Perché non se n'è andato? Perché? Tu hai paura. Tu hai paura e sei geloso. Tu hai paura che fra me e Marco... Io mi preoccupo soltanto di non finire la vita in gabbia. E faresti bene anche tu a preoccupartene. E fai in modo che non gli vengano dei sospetti. No, portaglielo tu se vuoi. Ma guarda, ti avverto, io non sarò mai più tua complice. Stronzo. E io avverto te. Se una volta sei stata complice, continuerai a essere complice. Grazie.
È così tardi? Qualcosa non va? No. Va tutto bene. È esattamente uguale alla tua. Per sempre. Luca. Che cosa hai detto? Dimmi dove l'hai trovato. E anche l'orecchino, dove l'hai trovato? È già passata un'ora. Dovremmo andare a vedere. Tu credi? Non possiamo lasciarlo lì tutto il giorno. Scusa. Che cosa c'è? Niente. Ero venuto per la tazzina. Tu dormivi? Sì, questa mattina non riesco proprio a svegliarmi. Il caffè era ottimo. L'hai fatto tu? Sei d'accordo con lui? Vi siete messi d'accordo? Hai sostituito il veleno. Ammettilo. Tu sei pazzo. Zucchero. Questo è zucchero. Chi vuoi fregare? A me non mi fregate, capito? Prima va ammazzo. Ah! Hai capito? Io va ammazzo! Vi ammazzo tutti e due! Te l'ho detto! Io t'ammazzo! T'ammazzo! Carlo!
Carlo. È mezz'ora che sono qui, non mi sentivate? È arrivato presto, vuole una barca? Sì, la solita. Scommetto che lo fa per scaramanzia. Sì, è proprio così. Però anche se può far ridere, devo dire, è davvero fortuna. Ma senta, le serve qualcosa? Sì, degli ami nuovi. Ho sentito urlare prima. Era la televisione. Se n'è andato. Ma perché me lo domandi?
visto per tutto il giorno. E poi si è occupato Marco di dare le barche ai pescatori. Allora, mamma, se n'è andato? Sì, se n'è andato. Per sempre? Sì, per sempre. Sono contento, sai? Buonanotte, mamma. L'hai trovata? L'armonica? Da qualche parte, qui in giro. Era di Luca. A lui piaceva sedersi dove sei tu e suonare per ore. Che tipo era? Ma era uno come tanti altri. È stato il mio primo uomo. Ci volevamo molto bene. Ma è andata a finire male, come quasi tutte le storie d'amore. Io non posso vivere senza amore. Per tutti è così. Ma lui non me ne dava. Non parlava più. Le cose non erano più come una volta. Se ne restava qui per ore a suonare la sua armonica e non faceva altro che bere, lasciandomi sola. Triste e sola. Avrà avuto i suoi motivi. Tu hai mai provato a capirlo? Ero così giovane. E poi che accadde? Che senso ha parlare di questo ormai? Chi lo sa, Linda? Potresti ricominciare. Non lasciarmi sola, Marco. Non stanotte. Che ti succede? Perché hai gridato?
Cosa c'è? Non vuoi dirmelo? Linda. Allora, qual è il problema? Stai calma, eh? Calma. D'accordo? Che ti prende, Linda? Ehi, sta calma. Che c'è? Che ti succede? No! Chi sei tu? Chi sei tu? Un uomo che ti ama. Un uomo che ti ha amata sempre. Non mi toccare. Davvero non riesco a capirti. Scusami, è che per un momento mi hai fatto ricordare qualcun altro. Ora cerca solo di rilassarti, capito? Rilassati. Fammi dare una tirata. Tazza di caffè! Ti prego, dammi il caffè! Ti prego! Marco! Tesoro! Ti prego! Il caffè, tesoro! Marco! Il caffè! Il mio caffè! Marco! No! No! Basta! Marco! No! No! Marco! Amore, dammi il caffè! Dammi il caffè, amore! Guarda! Il caffè, ma che ora sono? Sono le 7. Carlo è partito. Non ci credete? Beh, era ora. Non voglio avere più nessun altro. Dove vai? Vieni qui. Linda! 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 Ale! Ale!
Apri! Apri questa porta! Apri! Alex! Alex! Non toccarlo! Non toccare mio figlio! Apri! Apri questa dannata porta! Apri! Papà, sei venuto a prendermi? Sì. Sì. Io ho paura, papà. Dove mi porti? Non temere. Staremo insieme, io e te soli. Per sempre. Sì, papà. E che farà la mamma? Non preoccuparti. Apriti, maledetta! Alex! Alex! Luca! Luca! Non me lo portare via! Lui non c'entra! Luca! Paura? No, ora non più. Luca! Non ucciderlo! Non ucciderlo! Luca! Prendi me! Prendi me! Lui non ha nessuna colpa! No! Luca! Non temere, vedrai che starai bene con me. Sì, papà. Non si sfugge alle proprie colpe. Luca! Dimmi che cosa devo fare! Ti prego! Ti prego!
Dimmi che cosa vuoi da me. Dimmi che cosa devo fare per salvare Alex. Ti scongiuro. Ti prego. Che cosa devo fare? Dimmelo. Farò qualsiasi cosa. È questo che vuoi da me? È questo?